Giarrusso, allora, voto di scambio politico-mafioso, qual è la situazione oggi al Senato? Il Movimento 5 Stelle fa opposizione, perché? Innanzitutto dobbiamo spiegare agli italiani la verità. La menzogna che dicono i partiti è che nel nostro codice non ci sia la norma che sanziona il voto di scambio politico-mafioso. La norma c'è, ha 20 anni, è il 416 terra, è vigente e lo aveva voluto Giovanni Falcone. Questa è la prima menzogna dei politici. Dobbiamo approvare la norma perché non c'è nel codice. Non è vero, vi mentono cittadini. La seconda menzogna, questa norma che hanno approvato alla Camera e che adesso vorrebbero approvare al Senato è migliore di quella, non spiegano quale perché non vi vogliono dire che c'è nel codice, di quella vigente. Non è vero, non è vero, per un motivo che tutti possono chiaramente intendere. Dopo 20 anni, dopo che il nostro paese è al primo posto in Europa per la corruzione, dopo che la mafia è dilagata in tutte le regioni d'Italia, questi politici collusi con la mafia abbattono la pena del 42%, cioè rispetto ai 7-12 anni previsti dal codice, loro riducono la pena a 4-10 anni. Sapete che cosa succede con 4 anni? Che il politico incensurato, inquisito, non viene arrestato con la pena di 4 anni, che il politico incensurato, condannato, non prende l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che è la morte civile per il politico. Questo era l'obiettivo che intendono perseguire con questa norma. La terza cosa, tutta la fretta che hanno di approvare questa norma prima delle elezioni di maggio è perché devono andare, correre a fare gli accordi con i mafiosi sul territorio. E al Senato avevamo licenziato una norma che avevamo scritto noi in Commissione Giustizia e che era stata votata dal PD, dalla Lega, dal Movimento 5 Stelle, quindi aveva una grande maggioranza, e questa norma è stata stravolta alla Camera, dove Movimento 5 Stelle e PD da soli avevano più di 400 parlamentari su 600, quindi c'era una grande maggioranza per approvarla. Quindi noi lavoriamo e loro sfasciano. Il PD non ha assecondato Forza Italia, ha seguito le direttive di Berlusconi e le ha seguite Renzi, perché il PD in aula continua a mugugnare e a dire che la norma non va bene, ma la votano perché Renzi dal governo ha detto che si fa così e basta. Le pericolose spinte eversive di Renzi verso una dittatura autoritaria, personalistica, sono evidentissime in queste aule. I loro parlamentari, i parlamentari del PD non hanno più la libertà nemmeno di dissentire. Ieri sera in Commissione Giustizia si sono astenuti, oggi avevano presentato degli emendamenti giusti che ripristinavano una norma valida, glieli hanno fatti ritirare, li abbiamo fatti proprio noi del Movimento 5 Stelle. Noi voteremo gli emendamenti che avevano presentato quelli del PD, ma non uno del PD, tutta la Commissione Giustizia per intero l'aveva presentati, e Renzi gliel'ha fatti ritirare. Vergogna. I nostri emendamenti sono stati ritirati perché riteniamo che sia fondamentale che il disegno di legge diventi legge. Rispetto al testo vigente, che è del 1992-93 sul voto di scambio politico-mafioso, questo testo rappresenta certamente un notevole miglioramento. Noi avevamo mandato alla Camera dei Deputati un testo molto più forte e alla Camera hanno deciso per un compromesso al ribasso che su almeno un paio di punti non ci va assolutamente bene, che sono quelli dell'abbassamento della pena e quello della cancellazione della messa a disposizione. Va peraltro detto che comunque questo testo prevede due nuove fattispecie di reato di comportamento delittuoso, come appunto voto di scambio tra politico e mafioso, e quindi è importante che intanto questo testo entri in vigore. La pena è prevista comunque fino a 10 anni. Il problema riguarda, direi, però soprattutto per quanto concerne l'aspetto tecnico, i limiti di prescrizione e altri istituti come l'interdizione dei pubblici uffici. E non c'è? No, ci sono, però certamente se il magistrato parte dalla pena più alta è più facile che ci siano. Se ovviamente parte da una pena più bassa, l'interdizione avrà meno possibilità di essere data. Per questo ritenevamo più adeguata la pena che è riuscita in prima battuta dal Senato. L'aspetto più negativo è il segnale politico-sociale che viene dato, e cioè il politico colluso col mafioso vede un abbassamento di pena.
questo non ci andava bene, perché ritengo e riteniamo che comunque il politico colluso con la mafia dovrebbe avere casomai un aggravamento di pena, non una diminuente. Detto questo, se lasciamo sprovvisto il nostro ordinamento di queste ipotesi di reato nuove, sarà un danno certamente maggiore. Riteniamo che il nostro testo uscito in prima battuta fosse più preciso e fosse più adeguato. Comunque questo dovrebbe essere approvato, proprio perché è comunque uno strumento utile. E ci conforta in questo senso anche quanto è stato detto da tutta una serie di magistrati antimafia, che dicono: intanto entri in vigore questo testo, questa proposta, e poi vediamo.